Ciao a tutti, io sono Criubidol, benvenuto a questo nono e ultimo episodio su Clock Tower 3. Se Dio vuole. Allora, porco. Aspetta. Vai, prendi la Vergine. Dobbiamo di nuovo fare la strada che avete visto nella scorsa puntata. Sono un po' teso, perché... Porca puttana, poi vedrete. Qua corriamo, che se no mi si chiude la roba come successa sempre nella scorsa puntata. Vai solo Alyssa. Alyssa. E andiamo da Dennis. Allora, sto qua, devo riuscire a fare una roba per sconfiggerla subito. Vediamo se riesco. Spero. Non ha molta vita. È difficile. Ok. E voilà. Invece lui è normale da battere. Condannato a 820 anni. Allora facciamo così. Bastard, no? Mi ha già subito toccato. Sono... come on, Alyssa. Quando ride dobbiamo bersagliarlo. Dai, ridi. Testa di merda. Tipo adesso. Ok. Cazzo, spostati. Mado. Alzati, Alyssa. Ma dai, che sfiga. Vabbè, buona la prima. È andata così, tanto lui poi gli rimane più vita. Porco. Vai. 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 Ma non dovrebbe ancora essere morto, eh. C'è ancora un pezzettino, mi sa.
Dai, mentre che è giù così. Che culo. Vai. Vai. Morto, bene. I'm the winner. Now to take revenge for my sister. Alyssa! You. It was you who saved me. Something special. You destroyed all the subordinates. You think you're so clever, but you still have to destroy me. If you want to save your mother, come up to the top of the clock tower. I'm waiting. Grandfather! Grandfather? The real identity of the Dark Man. It's my grandfather. I have to go, Dennis. You stay here. Hey, wait, Alyssa. Don't treat me like a girl. I'm the man here. Dennis, you may be a man, but you're not a Ruder. I am. Hey, don't leave me, Alyssa. Ma no, salviamo dopo. Sì. Adesso c'è ancora un pezzo di tranquillità che questo, poi... mamma mia. Io sono preoccupato. Poi capirete e vedrete. C'è un pezzo che devo poi essere non concentrato di più. Triplo concentrato di pomodoro devo essere. Porca miseria. Alyssa, sali ste scale. Ovviamente il gamepad non deve fare puttanate. Deve essere super preciso il gamepad. Dai, sali ste scaline. Porco can, quanto ci metti? Meno male che qua sono rotte. Allora, raccogliamo assolutamente questa freccia rossa di Trenitalia. Altro non ci dovrebbe essere. Ci abbassiamo. E gattoniamo qua sotto sti ingranaggi, come faccio io. Per ora c'è ancora della calma. Mi tremano già le mani. Porco cane, io mi faccio pigliare dall'ansia. Allora, alzati Alyssa, andiamo qua fuori, siamo sulla torre d'orologio come potete vedere, da dove prende ovviamente il nome il gioco. Prendiamo anche questa freccia verde, ovviamente ci serve tutto il possibile. Anzi, io mi pento di averne usate in passato. A parte le due verdi che ho usato sotto con l'altra, perché sennò è veramente difficile la boss fight contro la tizia. Perché è super veloce.
Allora, qua si sposta il leone che ci permetterà di sbloccare la via per andare sopra. Allora, dai, Alice, alzati. Tipo, scusa, di qua. Non posso strisciare e andare di là. Non ho mai provato, no. Ero curioso così, non ci ho mai provato. Allora, attiviamo la leva. Sì. Che ansia, porco puttana. Non so se si sente dalla mia voce. Pure arrivata una mail, mi sono spaventato. Metto silenzio sul telefono. Là. Entriamo qua dentro. Ah, non è ancora finita, eh? Poi, scusa, voglio vedere di qua, non c'è niente. Alzati su. Salviamo. Ho detto salviamo. Sì. Allora, facciamo salvataggio sul 5, vai. Da quant'è che gioco? 2 ore e 53. Ora camminiamo su questi ingranaggi, così. E andiamo qua. I've been waiting for you, Alyssa. You don't know how hard I tried to find Burra's castle in order to become one with you. I searched and searched for 3 years, and at last I found it. Burra's castle used to stand in exactly the same spot where the Hamilton house is now. It's not a coincidence. It's all the entity's doing. This is our destiny. Grandpa! Don't look so sad. Once the ritual of engagement is complete, you and I will become a new entity, and we can be together forever. No! Please, Grandpa, come to your senses and give me my mum back. Your mum. Your mother is right there. Mum? Mum! Nancy betrayed me more than once. She married that weak, lily-livered, good-for-nothing Philip. And then she tried to prevent me from becoming one with my most precious granddaughter. That's why she's there. There was no other way, Alyssa. Damn you! You're not my grandfather. I don't know who you are anymore. But I know that I'm a Ruder. I'll destroy you and save my mother! Fool! 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 In a few minutes, the clock will strike 12, announcing the arrival of your 15th birthday. Then, the ritual of engagement will commence! Now, Alyssa, time to lie down on the altar and prepare to surrender your heart to me!
carry out the ritual to become a new entity. Ghosts haunting the human realm, subordinates dwelling in the shadows, gather here to witness the glorious ritual of engagement. Yadohe, Adohe, Adonai. The time has come at last, my dearest Alyssa. Merge into one entity with me, so that we can be together forever! Alyssa! Allora, questa è la boss fight finale, la boss fight più bastarda del mondo. Lui ha un botto di vita, è uno strozzo, come avete potuto vedere dal video del gioco prima, dai filmati. E so che non riesco a immobilizzarlo, so che subito all'inizio, che è più calmo, conviene... Vai giù. Ma non l'ho immobilizzato. Sì che l'ho immobilizzato. Ma adesso non lo becca perché è una stronza. Conviene che scappo, eh. Bene, bene, alzati. Perché lui se ci prende si potenzia. E si ricarica pure la vita. In teoria l'ho beccato. Dai, manda la pallina. Non è facile. Ecco. Anche perché non vedo dov'è. Dai! Non va delle volte il triangolo. Ma sei una stronza però. Bene. Bene, alzati. No, no, no. Che culo. Se non si ricarica la vita e si potenzia. E dai, però che sfiga che c'ho. E non si abbassa in tempo. Qua conviene che sto giù. Perché tre di sti qua e siamo fottuti, eh. Ok, mi posso spostare. Che cazzo fai? Ok. Dai. No. Cazzo. Dai. Bene. Coglione. Ho forse a far così. Prima o poi lo becco. Sì, ma non gli faccio un cazzo. So che dovrei usare le altre frecce, però...
Voglio utilizzarle quando c'ha vita rossa, che è più stronzo. Ho beccato. No, perché non va a triangolo ogni tanto? Dio. Così. Ok. Cazzo vuoi fare? Dai. Bene. Alzati. Ecco, questa qua ci immobilizza. Spostati. Basta che ci spostiamo quando dice no escape. Dai. Dai. Dai che manca poco, bastardo. Che culo. Cazzo. Abbassati. Dai. Rimuovi. Bene. Vai. Vai! Cazzo! No! Che culo! Vai! Sì! Sì! Ok, adesso c'è ancora un pezzo, Vi basta scappare. Qua? Ti prego, non mi beccare, bene.
Dennis. Mom, we did it. We did it, Mom. E lo abbiamo finito, mamma mia, io stavo sfai qua, ce l'avevo lì che mi mangiava il fegato dall'inizio della serie, perché veramente, veramente stronza. Io da piccolo mi ricordo che mi ha fatto penare, qua meno male, non si sa come, i pianeti erano allineati, ce l'ho fatta subito, anche perché per farla bene veloce, cioè meglio di come l'ho fatta io, bisognava tenere tutte le frecce fin dall'inizio gioco. Io credo di averle prese tutte o quasi, però se si avevano più frecce di quelle verde e rosse, ovviamente si buttava giù molto più facilmente sto stronzo, perché è veramente dura, Se ci becca tre volte con quelle palline lì che fanno l'elettricità, è game over. Se mi acchiappava, si ricaricava la vita e potenziava, e faceva una mossa che buttava tre palline a cazzo in giro, e poi quella roba lì rossa, avete visto, ti immobilizza e ti mette nei casini. Ma sulla fine, dai, ce l'ho fatta. Oh, sono proprio contento di averlo finito, di avervelo portato, perché è un bel gioco. Non è lunghissimo, sarà sulle 3 ore più o meno. Ovviamente la mia serie risulta più lunga di minutaggio, perché ci sono tutti i vari video, ma di gameplay effettivo sono 3 orette. Fatemi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate sia della mia partita, che non è perfetta, non è bellissima, c'è chi l'avrà fatto sicuramente meglio, però proprio schifo non fa, e fatemi sapere soprattutto cosa ne pensate di questo gioco, se l'avevate giocato all'epoca oppure se lo giocherete adesso. Dovrebbe essere un gioco che ha un valore già discreto, da trovare in buone condizioni, però magari date un'occhiata se lo volete recuperare, perché ogni tanto su eBay capitano delle belle offerte. Allora, mi accendo solo una sigaretta perché c'ho l'ansia ancora lì. Sono in modalità boss fight ancora. E poi, ecco, una roba che ho notato con questo titolo. Io uso un joystick della Nacon e c'è del ritardo. Io non capisco se è colpa del joystick o proprio il gioco era così. Tra il premere il triangolo e la mossa effettiva passa un secondino, idem abbassarsi, quando io premo cerchio per abbassarmi non è una cosa istantanea, c'è proprio un lag, un input lag che non so se è dato dal joystick o era proprio nel gioco. Dovrei vedere su Play 2 con il gamepad originale Sony se mi fa la stessa cosa, devo poi provare. Adesso, a fine dei titoli di coda, ci deve essere il punteggio del gioco, che non è una lettera dell'alfabeto come Resident Evil, ma mi sembra che ti dà proprio dei punti. Io adesso vi lascio i titoli di coda e fino al punteggio, ma forse c'è già adesso, così ci salutiamo per bene. Vediamo un po'. Se ricordo bene, eccoli, Ruders punti 15.000. No, 150.000, non so neanche più leggere i numeri, non so se è un buon punteggio o no. Hai sbloccato un nuovo elemento, vuoi salvare? Sì, porco cane, se salvo. Così vediamo anche quanto ci ho messo qua sul 6. Ci ho messo 0 minuti e 0 secondi, ma credo 3 ore circa. E nulla, direi che adesso è ora di salutarci. Un saluto da Crew e alla prossima serie. Ciao ciao!